Sentiamo spesso ripetere come l'incredibile progresso che abbiamo raggiunto sia dovuto al fatto che sediamo sulle spalle di giganti, in altre parole, che siamo debitori della saggezza di chi ci ha preceduto. Ed è verissimo, ovviamente, ma da un certo punto di vista sarebbe più corretto dire che sediamo sulla montagna di errori e stupidaggini che sono state compiute prima di noi. È grazie a questa che possiamo permetterci di dare per ovvie un'infinità di cose. Siamo debitori di chi si è scottato col fuoco, di chi ha assaggiato i primi funghi, ma anche dei primi ad essersi posti il problema di come mettere su un edificio a due piani o di come attaccare un aratro ad una mucca. In molti casi non c'era altra soluzione che quella di rischiare, ma altre volte si trattava di problemi della soluzione molto semplice, o meglio, che appare scontata a noi oggi, col senno del poi. Quando però ci siamo trovati come umanità ad affrontare questi problemi per la prima volta, in più di un'occasione ce ne siamo usciti fuori con espedienti a dir poco macchinosi. Non perché fossimo stupidi, ma perché nessuna soluzione è ovvia finché non si palesa. Tra le cose quotidiane che ci circondano, una che probabilmente non consideriamo ovvia è la scrittura. La diamo per scontata, certo, perché la usiamo di continuo, ma se ci fermiamo un attimo a pensare, è facile immaginare che quello della creazione della scrittura come sistema di simboli, grammatica, logica, non deve essere stato un percorso facile ed ovvio. Più difficilmente, invece, ci si sofferma sull'idea che l'azione stessa di scrivere non è affatto ovvia, perché è così radicata nei nostri comportamenti quotidiani che ci viene praticamente istintiva. Finiamo così per trasmettere questo automatismo anche ai nostri antenati, che avranno intuito istintivamente che la cosa più semplice per annotare qualcosa fosse quella di fare segni con un bastoncino su un pezzo di argilla morbida. In fin dei conti, disegnare a terra con un pezzo di legno è una delle cose più spontanee del mondo. E se vi dicessi che, invece, tutto iniziò con una palla ed una serie di pedine? La scrittura è nata in modo autonomo in diverse parti del mondo, ma, per quello che ne sappiamo, ha visto la luce per la prima volta in Medio Oriente, precisamente nel 3200 a.C. ad Uruk, quella che possiamo considerare, sotto molti punti di vista, la prima città. Lo sviluppo di questo sistema, che sembra emerso quasi all'improvviso, era legato alla necessità di gestire in maniera più efficace la grande mole di risorse prodotta dalle comunità agricole che nel frattempo avevano delegato questo compito amministrativo ad un potere centrale che prendeva man mano sempre più forma e diventava capace di fare cose prima impensabili: sistemi di irrigazione chilometrici, villaggi immensi, edifici spettacolari, eserciti. Tutto grazie a quel surplus di cibo che tirava via l'uomo dalla sopravvivenza decisa giorno per giorno per spingerlo a programmare il futuro in maniera sempre più meticolosa. La scrittura aveva il compito di portare ad un livello superiore la gestione di questa ricchezza. Permetteva di tenere archivi dove registrare i cereali immagazzinati, quelli distribuiti per nutrire i lavoratori, il bestiame nato, quello morto, i capi trasferiti e così via. Per noi, abituati ad un'organizzazione totalmente differente, può risultare un po' difficile capire quanto tutto dipendesse dall'amministrazione centrale, che soprattutto nella fase più antica era solitamente rappresentata da un tempio. La grande massa dei lavoratori, che fossero contadini, pastori o operai, riceveva la materia prima secondo le disposizioni centrali, la lavorava nelle modalità prescritte dall'amministrazione e alla fine la restituiva a quest'ultima, che avrebbe poi provvisto alla ridistribuzione. Una società del genere semplicemente non avrebbe potuto esistere senza un sistema di notazione. Inizialmente i simboli usati tendevano a rispecchiare molto da vicino gli oggetti che rappresentavano ed erano curvilinei perché fatti con una punta semplice, ma presto iniziarono ad essere tracciati con bastoncini a sezione triangolare che producevano segni a forma di cuneo, risultando in simboli più schematici e decisamente più astratti. Nasceva così il cuneiforme.
Tutto bellissimo, ma prima delle prime tavole, quelle con i disegni curvilinei, che cosa c'era? Qualcosa doveva per forza esserci stato perché, per quanto semplici, le prime tavole erano già troppo ben strutturate per essere state partorite dal nulla. Ma forse gli archeologi si sarebbero dovuti rassegnare all'idea che questi primissimi documenti fossero andati completamente perduti, magari perché in materiale deperibile. Chissà. L'unica cosa che si sapeva del periodo antecedente le tavolette era che si usavano già i sigilli per marchiare l'origine e proprietà di un prodotto e per sigillare i contenitori, ma questo non aveva niente a che vedere con la scrittura. Senza alcun indizio, quindi, la pista sembrava destinata a rimanere ad un punto morto. Ci volle un po' prima che qualcuno dedicasse la propria attenzione ad una serie di sfere di argilla della grandezza di una palla da baseball che riportavano impressioni di sigilli sulla superficie e che risalivano proprio al periodo in cui stavano nascendo le tavolette. In alcuni casi, sopra di esse erano anche incisi alcuni segni molto semplici, tacche e cerchi. Provando a rompere alcune di queste cose, chiamate bulle dagli archeologi, si scoprì che tutte contenevano dei piccoli oggetti sempre in argilla, che di solito rappresentavano sfere o coni grandi non più di 2-4 cm. Di che si trattava? Se lo chiesero tutti per un bel po', finché la scoperta della cosiddetta tavoletta a forma d'uovo non risolse il mistero. Si trattava di una bulla un po' anomala, più recente delle altre di diversi secoli, risalente ad un periodo in cui il cuneiforme era già ben strutturato e di forma più oblunga per creare una superficie sufficientemente piana da poterci scrivere su agevolmente. Il testo in cuneiforme che la ricopriva parlava del trasferimento di 40 capi di bestiame, una cosa comunissima per le tavolette dell'epoca. La rivelazione fu che dentro la tavoletta uovo c'erano esattamente 40 palline di argilla. Si trattava quindi di un sistema di conteggio e registrazione, e le più antiche bulle dovevano funzionare allo stesso modo. A questo punto si iniziò a fare più attenzione a questi strani oggetti, che furono rinvenuti in circa 130 esemplari. Si fece più caso anche ai piccoli oggetti in esse contenuti, che per comodità chiameremo pedine, scoprendo che esemplari simili, senza contenitore, erano diffusi in Medio Oriente già da millenni, suggerendo quindi l'esistenza di un qualche rudimentale sistema di notazione. Ma quindi, cosa c'entrano bulle e pedine con le tavolette e la scrittura? Proviamo a ricostruirne lo sviluppo, ma per farlo dobbiamo cominciare dall'inizio. Come abbiamo detto, con l'avvento del Neolitico circa 10.000 anni fa e l'inizio della produzione agricola, la gestione del surplus divenne la nuova ossessione dell'umanità. Appena un millennio dopo l'affermazione di questo nuovo modo di vivere, prese forma il sistema dei sigilli, che costituiva una forma di controllo dei beni immagazzinati. I primi semplici sigilli a stampo assomigliavano ai nostri timbri e riportavano decorazioni geometriche che venivano impresse sull'argilla cruda. Per evitare che un contenitore pieno di derrate venisse aperto senza l'autorizzazione del responsabile, il nodo che lo chiudeva veniva avvolto in una palla di argilla, in gergo cretula, sulla quale si imprimeva poi il sigillo. Appena l'argilla si fosse asciugata, sarebbe diventato impossibile aprire il contenitore senza rompere cretula e sigillo. In questo modo, il possessore dei sigilli, essendo l'unico capace di riprodurre le cretule, aveva a disposizione un efficace sistema per tenere sotto controllo i suoi beni e sapere se un contenitore era stato manomesso. Lo stesso ragionamento si poteva applicare ai nodi che chiudevano le porte dei magazzini. Parallelamente al sistema dei sigilli, sembra si sia sviluppato quello delle pedine in argilla. Da quello che sappiamo, sembra che la grande varietà di forme delle pedine servisse a simboleggiare vari tipi di beni e per metterne il conto. Ponendo che le sfere rappresentassero pecore, allora 6 sfere avrebbero significato 6 pecore in una semplicissima rappresentazione 1 ad 1.
Un espediente banale, ma estremamente utile per tenere conto dei propri beni in un mondo senza alcun sistema di notazione, che permetteva di non dover ricordare a memoria quanti sacchi di grano erano stati messi da parte per l'inverno e quante pecore erano partite per il pascolo. Un sistema del genere, inoltre, sarebbe stato facile da tenere aggiornato, perché alla nascita o alla morte di un capo di bestiame sarebbe bastato mettere o togliere una pedina. Con il passare del tempo e l'aumentare dei beni di cui tenere conto, sembra sia aumentata anche la varietà di forme delle pedine, che hanno iniziato ad essere decorate con incisioni e ad assumere forme sempre più complesse. Si tratta comunque di un sistema ben lontano dall'essere chiaramente compreso nel suo funzionamento, che presenta molte problematiche ed è ancora oggetto di aspri dibattiti. Il punto che ci interessa qui, però, è il legame tra le pedine e le bulle di cui abbiamo parlato. Ricapitolando, per certificare l'integrità di un dato contenitore esistevano le cretule impresse con i sigilli, ed al contempo esisteva un sistema per tenere il conto dei beni posseduti ed in transito. Ma se invece io avessi bisogno, per esempio, di trasferire una serie di capi di bestiame per destinarli ad un altro responsabile, o dovessi assegnare il compito di distribuire una precisa quantità di sacchi di grano, come faccio ad assicurarmi che gli addetti non faranno sparire un sacco o una pecora per strada? Man mano che il sistema si fa grande e complicato, in effetti ci si trova sempre più spesso a dover delegare compiti importanti a persone che non si conoscono così bene o magari a perfetti sconosciuti, ed il rischio che a fine mese i conti non tornino si fa sempre più concreto. Per risolvere questo problema si ha l'idea geniale di usare le cretule non per sigillare un contenitore o un magazzino, ma per sigillare una transazione. Se invece del nodo dentro la cretula ci metto le pedine che rappresentano il conteggio delle pecore che devo spedire e poi sigillo tutto, otterrò un documento capace di certificare la transazione, la bulla appunto. Il responsabile del trasporto delle pecore porterà con sé la bulla e la consegnerà, insieme al bestiame, al destinatario, che potrà verificare che gli viene effettivamente consegnato un numero di animali corrispondente a quello delle pedine custodite nel sigillo. Allo stesso modo, il responsabile di un magazzino cederà all'addetto alla distribuzione un numero di sacchi di grano corrispondente al numero di pedine conservate nella bulla che gli è stata consegnata. Per migliorare l'efficacia della sigillatura, nel frattempo si sviluppò un nuovo tipo di sigillo di forma cilindrica e dalle decorazioni molto più complesse, vere e proprie piccole opere d'arte impossibili da contraffare. La forma cilindrica permetteva di usare il sigillo come un rullo per produrre stampe di lunghezza potenzialmente infinita, in modo da poter coprire completamente sigilli e bulle. E sì, forse erano un po' paranoici. In ogni caso, la soluzione era davvero efficace, ma già un nuovo problema arrivò a turbare il sonno di chi gestiva i beni della comunità. Una volta chiusa la bulla, infatti, non c'è modo di verificare il contenuto senza rompere il contenitore e, una volta aperta, non c'è più modo di conservare traccia certificata della transazione, perché si rimaneva solo con una manciata di pedine prive di sigillo. Il sistema funzionava, ma lo faceva una volta sola, senza possibilità di fare seconde verifiche o di tenerne memoria. Anche questo problema, però, fu risolto con un colpo di genio che magari a noi potrà sembrare ovvio. Per sapere cosa conteneva la bulla senza romperla, bastava prima imprimere le singole pedine sulla superficie esterna della bulla, chiudere quest'ultima con le pedine dentro e poi avvolgere il tutto con il sigillo. Attraverso le impronte, chiunque poteva sapere quale fosse il contenuto e si arrivava a rompere la bulla solo quando strettamente necessario. La soluzione era semplice, ma il passaggio logico non era da poco, perché si accettava di iniziare ad usare una rappresentazione simbolica ben più astratta del modellino tridimensionale dell'oggetto.
l'astrazione divenne ancora più radicale quando si capì che non era necessario imprimere per forza le pedine una ad una sulla superficie esterna, ma sarebbe bastato imprimere con un bastoncino una forma simile a quella che avrebbe lasciato la pedina. Così si imprimeva un cerchio per simboleggiare una sfera o un triangolo per rappresentare un cono, rendendo il processo più semplice e veloce. A questo punto il sistema poteva considerarsi perfetto, ma conteneva qualcosa, una contraddizione intrinseca che, una volta che si fosse palesata agli occhi di chi lo usava, avrebbe portato ad una rivelazione rivoluzionaria attraverso un ragionamento che più o meno sarà apparso così. Ma se io segno sulla bulla le tacche che rappresentano le pedine, così che puoi sapere già da fuori il contenuto, e poi passo come sempre il sigillo a segno di garanzia, dato che quando l'argilla è secca neanche le tacche all'esterno possono essere modificate e quindi le informazioni contenute all'esterno sono le stesse di quelle contenute all'interno e sono garantite allo stesso modo, allora a che serve continuare a mettere le pedine dentro la bulla? Forse si saranno sentiti un po' scemi rendendosi conto di aver passato chissà quanto tempo a modellare pedine, cuocerle, metterle nelle bulle, fare le tacche alle bulle e poi passare il sigillo dappertutto, quando bastava fare dei segni su un pezzo di argilla e validarle con un sigillo. O forse invece all'inizio avranno rigettato la domanda perché le bulle è così che vanno fatte e se non ti va di modellare le pedine va pure a zappare la terra. Chissà. A questo punto, visto che la bulla non doveva più fungere da contenitore, la sua forma sferica si rivelò decisamente scomoda e venne appiattita trasformandola in un comodo piano dove poteva essere molto più facile segnare tacche e sigilli. Nascevano così le prime tavolette di argilla. È interessante notare comunque che tra le prime tavolette si annovera una serie definita a cuscinetto perché estremamente bombata, praticamente una via di mezzo tra la bulla e la tavoletta classica, forse originata dal timore che una tavola troppo piatta potesse spezzarsi o forse dal fatto che gli esseri umani hanno sempre mostrato una certa ritrosia per i cambiamenti, persino dopo averli accettati. Sulle tavolette si continuerà a segnare le impressioni che avevano caratterizzato le bulle e che diventeranno i numeri del sistema cuneiforme, ma accompagnandole con simboli incisi con uno stilo sottile che stavano a rappresentare i beni in questione, passando così da un semplice sistema di conteggio e notazione alla scrittura vera e propria. È affascinante notare che per ottenere la scrittura come la conosciamo oggi sia stato necessario un passaggio concettuale di notevole impegno dalla tridimensionalità delle pedine alla bidimensionalità dei primi numeri. Attenzione, il concetto di disegno bidimensionale non era affatto sconosciuto, è dai tempi del Paleolitico che l'uomo dipinge pareti bidimensionali, ed allo stesso modo ogni superficie prodotta dall'uomo, che fossero le pareti dei vasi o le mura delle case, è stata arricchita da un tocco artistico bidimensionale. Eppure, per arrivare alla scrittura, sembra che l'uomo non abbia percorso la strada più lineare che avrebbe potuto portarlo dal fare disegni su superfici piane al creare simboli sempre su superfici piane. È dovuto invece passare per una tortuosa strada attraverso il mondo tridimensionale e quello dei numeri. Ma in fondo siamo esseri tridimensionali che conteggiano cose tridimensionali ed usare un sistema tridimensionale deve essere sembrata la cosa più ovvia. La facilità con cui oggi ragioniamo su superfici piane attraverso simboli astratti potrebbe essere costata un po' di fatica ai nostri antenati. Proprio per questo sforzo, però, noi oggi, che tanto possiamo dare per scontato, siamo debitori nei loro confronti e, forse, possiamo considerarli effettivamente dei giganti. La storia che ho affrontato in questo video è enorme e complicata.
affronta un periodo ancora molto nebuloso della nostra storia che si presta a dibattiti e riletture, e di conseguenza la mia sintesi è necessariamente semplificativa. Ricordate che in descrizione ci sono le fonti dove approfondire, mentre qui negli extra lascio qualche dettaglio in più. Innanzitutto, la pratica di ripetere la stessa informazione sia dentro che fuori la bulla, per certi aspetti non è del tutto superflua. Il tipo di documento che ripete due volte lo stesso identico testo lasciandone una copia sigillata si chiama double document, documento duplice, e ne sono esistite versioni cartacee nel corso di tutta la storia. La copia in alto, aperta, consentiva la lettura a chiunque, mentre quella in basso, ripiegata e chiusa con un sigillo, sarebbe stata aperta solo in caso ci fosse stato il dubbio che qualcuno avesse alterato la copia di consultazione corrente. Nel caso dell'argilla, comunque, questo discorso funziona meno, perché un testo impresso su argilla secca è molto più difficile da manipolare di uno scritto con inchiostro. Anche se il sistema avesse funzionato come documento duplice, comunque, difficilmente sarebbe sopravvissuto a lungo, perché la procedura di creazione delle bulle era così macchinosa che doveva essere difficile stare al passo con l'enorme mole di informazioni da processare. Ed in scrittura, come nella lingua parlata, economia e rapidità alla fine hanno sempre la meglio. Va anche ricordato che la storia che ho raccontato non si applica alla nascita di tutti i modi di scrittura. Non è che la scrittura nasca necessariamente quando in una civiltà si manifesta il bisogno di sviluppare una burocrazia ed unicamente in quel caso. Ad esempio, in Egitto sembra che la scrittura sia emersa principalmente per sopperire al bisogno di registrare testi sacri, mentre in Cina pare sia servita in ambito funerario. Forse vi sarete chiesti il perché della tavoletta a forma d'uovo. Che ci faceva una bulla che potremmo definire bilingue in un periodo in cui ormai la scrittura cuneiforme era ben affermata? Evidentemente servì a sancire una transazione che vedeva coinvolto un responsabile delle greggi che non aveva mai imparato a leggere il cuneiforme e per il quale fu creato appositamente un documento che includeva un sistema dalla comprensione immediata. Per concludere, ho accennato che la storia delle pedine è tutt'altro che chiarita ed ancora oggetto di vivi dibattiti. Diamogli un'occhiata. Secondo la studiosa che più si è interessata a questi oggetti, ci troveremmo davanti ad un sistema di conteggio universalmente usato in tutto il Medio Oriente e nato fin dagli albori del Neolitico, mentre secondo i detrattori sarebbe impossibile dedurre alcunché da quelle che a tutti gli effetti sono semplici formine di argilla. La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Se è del tutto inverosimile immaginare che un territorio così vasto come la Mesopotamia e la Siria usasse un unico sistema di notazione addirittura fin dagli inizi del Neolitico, quando ancora oggi non riusciamo ad usare tutti lo stesso sistema metrico, è pur vero che queste pedine sono frequenti anche in posti molto lontani tra loro ed in contesti molto antichi. Il problema principale è che, purtroppo, il loro rinvenimento in troppi casi è avvenuto in scavi non sufficientemente documentati, che lasciano troppi dubbi sul loro inquadramento e probabilmente non consentiranno una soluzione finché nuove pedine non verranno trovate in numero sufficiente in scavi condotti con maggiore attenzione. L'autrice in realtà si è spinta fino a proporre che alcuni disegni cuneiformi traggano la loro origine dalla forma delle pedine e che da questi ne abbiano derivato anche il significato. Se così dovesse essere, il sistema delle pedine sarebbe in tutto e per tutto all'origine della scrittura. In effetti, in alcuni casi la somiglianza sembrerebbe quasi non lasciare dubbi. Ma la somiglianza non è un fattore di per sé sufficiente a garantire una derivazione diretta. Potrebbe trattarsi dello sviluppo convergente di simboli elaborati su percorsi paralleli, ed in alcuni casi non si può escludere che sia stata la pedina a derivare dal simbolo scritto, perché, come abbiamo detto, non tutte le pedine hanno una chiara provenienza e quindi una datazione certa. In ogni caso, anche se alcuni simboli dovessero realmente aver avuto origine dalla forma di una pedina, sembra praticamente certo che la forma sia servita solo di ispirazione e nel passaggio non sia stato trasferito anche il significato.
Un esempio è fornito dal simbolo che in cuneiforme indica la pecora, un cerchio con una croce inscritta. Si tratta di un simbolo praticamente onnipresente nei testi mediorientali, eppure tra le 661 pedine ritrovate solo 15 rappresentano un cerchio con una croce inscritta, un numero statisticamente davvero troppo basso per rappresentare un elemento così costante nell'economia dell'epoca. Comunque, anche se l'origine dei simboli scrittori non dovesse avere niente a che vedere con le pedine, la loro storia e quella delle bulle è stata fondamentale non solo per la nascita della scrittura, ma come storia in sé ed in quanto simbolo di un'eterna ricerca che ci coinvolge tutti fin dagli albori dell'umanità, quella ricerca che, attraverso i percorsi più assurdi ed impensabili, ci porta a trovare soluzioni a problemi che nessuno aveva mai dovuto affrontare prima.